La carne completamente cedevole? Il morso perfetto? O come dicono gli inglesi, il perfect bite? Appunto, il morso perfetto? Sono tanti gli universi nei quali si può muovere. Sono tanti gli universi nei quali si possono muovere le costine di maiale. Le costine di maiale che avete visto su questo canale in lungo e in largo. Primo video di BB Cool, non faremo soltanto costine e salsicce. Nell'ultimo periodo stiamo facendo costine. Ma perché? Perché ho scoperto poi nel tempo che dietro la costina ci sono decine di migliaia di interpretazioni. E allora tanto vale percorrerle tutte, no? Ogni volta cerchiamo di cambiare alla nostra costina un pochino l'abito e stavolta andiamo a utilizzare un'altra volta il prodotto, secondo me, principe, per mio gusto, di BB Cooking, vale a dire il Ribs Rub. Il Ribs Rub che è, ovviamente, nella solita scatola di latte, poi se volete fare un bel refill, confezione da 250 grammi, con le costine St. Louis Ribs, tac, Ciccarni, in collaborazione con Blue Shoe, sapete benissimo di chi stiamo parlando. Qui abbiamo una bella sbuffation di 1 kg e 660 grammi e vedete che confezionati in sottovuoto, vedete il bel grasso, le belle infiltrazioni, la bella faccia in sostanza. Che cosa andiamo a fare allora per arrivare al perfect bite? Proviamo a utilizzare una ricetta di Lenny, Ivano Lenny. Non sapete chi è? È un problema vostro, non posso mica svelarvi tutto. Ivano è un amico che ha detto: ragazzi, io provo a farle così, anzi forse riesco a farvelo ascoltare. Io faccio andare le costine a 110 per 2 ore e non le tocco. Dopo 2 ore apro, spruzzo l'aceto di mela sulle costine senza metterle in foil e richiudo. Lascio andare un'altra ora, riapro, di nuovo spruzzata di aceto di mele e richiudo. Alla fine della quarta ora, di nuovo spruzzata di aceto di mele, alzi a 180 per un quarto d'ora, 20 minuti e troverai la costina che non si sfalda, però è la cosiddetta perfect bite. Io ormai le faccio solo ed esclusivamente così. E la figata è che in 4 ore, 4 ore e mezza, meno male, le porti a casa. Provaci. Vabbè, insomma, Ivano, sono con te. Quindi 4 ore. 2 ore per affumicatura, 1 ora, 1 ora, intervallate da grande giro di aceto di mele e succo di mele. Oh, proviamo. Mi sono preso le mie costa masnaga e adesso, bam, direttamente tutta la baffa dentro il Regal Pellet. Tolgo il guanto. Tolto il guanto, quindi chiudo. 0:49, ci vediamo quando qui ci sarà scritto 2:49, poi magari mi addormento e vabbè. Sono passate 2 ore, ok, chiedo scusa, mi sono attardato a fare un'altra ricetta. Adesso apriamo e guardate come sta diventando la nostra baffa di costine. Adesso ecco qui, abbiamo il nostro aceto e andiamo a, come ci siamo detti, nebulizzare. Credo basti, richiudiamo e andiamo avanti così un'altra ora. Ragazzi, 3:49, quindi devono fare l'ultima ora, ma bisogna prima dell'ultima ora dare un'ultima passata con l'aceto di mele, sugo di mele, no? Tanto bark che continua a formarsi in maniera straordinariamente precisa. Là! Vabbè, l'avete già vista sta parte, sapete cosa sto facendo. Ci vediamo tra un'ora. Mancano 8 minuti, anzi 7 in realtà, e io vado ad alzare a 180, visto che servirà un pochino per arrivare a quella temperatura. Ragazzi, le costine sono diventate così, ve le faccio vedere un pochino più da vicino, battendo un pochino la luminosità, il fuoco, chiamatelo come vi pare, tanto non mi interessa. Volete più vicino? Vado più vicino. Vabbè, bene. Aspetta, lo faccio vedere un po' meglio. Eccolo qua. Allora, il profumo non ve lo sto manco a raccontare. Molto intenso. Ultima fiammata. Io adesso vado a tagliare per sicurezza. Giro di smoke ring intrigante e St. Louis Ribs
sono qua. Ragazzi, io lo assaggio, io lo assaggio. Allora, Ivano, Lenny, c'hai ragione, rub molto interessante, non particolarmente spinto anche se c'è la paprika, arriva l'ambulanza, quindi adesso vado a mangiarmi tutto e poi le considerazioni. Ragazzi, le costine meravigliose, meravigliose, perfect bite l'abbiamo trovato, perfect bite per alcuni. Io, detto in tutta onestà, preferisco quelle da 6 ore, perché comunque sono un pochino più cedevoli, la parte di foil intriga, aiuta. Sono curioso di fare le costine ancora in un modo, farle con la carta da macellaio, con la butcher paper, che abbiamo utilizzato soltanto su quel vitello che voleva essere un brisket, se ve lo ricordate. Però devo dire un esperimento interessante, vi ricordo che il bonus 20 è il codice che dovete usare se volete godere di uno sconto del 20% su tutti i prodotti non in promo su bbcooking.it, vi lascio comunque tutti i dettagli qui sotto, e vi ricordo in chiusura che questo rub non è tanto da strofinare, perché altrimenti diventa improbabile da gestire, anche perché scompare dentro la carne per poi riaffiorare, scompare e poi riaffiora. Ragazzi, costine St. Louis Ribs veramente intriganti, intanto uno è andato a sbattere contro un muro, fa niente, è andata così, viva le assicurazioni. Vi ricordo come sempre i nostri contatti, luca@bbq.it, diana@bbq.it, il Bornos su Instagram, iscrivetevi, il BB Cooler pure, poi la campanella e cliccare qui per stare in contatto con noi quando volete, e poi qui sotto invece per un altro video, magari un'altra veste di costine, magari quelle da 6, quelle da 8, quelle che abbiamo fatto dentro la casseruola in ghisa, quelle che abbiamo fatto senza togliere la pleura, le prime, oppure le ribs di manzo, chi lo sa. Ragazzi, un abbraccio, alla prossima.